Presentiamo questa mattina il cartellone degli eventi, quali sono le aspettative per questo nuovo anno? Allora, diciamo che oltre al cartellone degli eventi e quindi la parte diciamo artistica curata da Gaetano Stella, in concomitanza in questo progetto ci sono degli interventi strutturali di adeguamento delle grotte. Parlo di adeguamento perché il progetto è centrato su due aspetti, quello dell'accessibilità alle grotte e della fruibilità delle grotte. Questo perché le grotte, oltre ad essere un sito importante dal punto di vista speleologico, rappresenta un sito di grande importanza dal punto di vista archeologico, vista la presenza in contemporanea di questo sito dell'Homo sapiens e dell'uomo di Neanderthal. E quindi accessibilità e fruibilità. Accessibilità per chi ha difficoltà motoria, creando delle scale adeguate per fare in modo che un montascale mobile riesca a dare accesso agli spettacoli e alla fruizione delle grotte al diversamente abile, e fruibilità intesa come informazione culturale del sito delle grotte di Castelcivita, una fruibilità aperta ad un'esperienza tattilo-sensoriale, quindi gli allestimenti che saranno realizzati di qui a poco consentiranno al visitatore di poter toccare con mano delle riproduzioni di reperti trovati in sito, di poter toccare con mano e di vedere anche a grandezza naturale delle sagome dell'uomo di Neanderthal e dell'uomo di Neanderthal e di Sapiens, e di poter ascoltare, nel caso della sezione diciamo tematica naturalistica, di poter sentire il verso di un pipistrello, avvistare un pipistrello. Quindi ecco, le grotte in questo caso si aprono a tutto campo, sia come possibilità di movimento sia come possibilità di conoscenza. Ci sarà l'inaugurazione il venerdì 27 aprile di questo nuovo cartellone degli eventi. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo magia, storia, quello che recita il sottotitolo in qualche modo, ci aspettiamo emozioni. Teatro 90 ha avuto l'opportunità di curare questa serie di eventi e la direzione artistica ha fatto il piccolo sacrificio di rendere un luogo magico, sia le grotte che il paese di Castelcivita, ancora più magico grazie a ciò che accade a livello spettacolare. Quindi abbiamo riempito la grotta del suo racconto, quindi la grotta che si racconta attraverso gli spiriti della grotta dalla preistoria fino ai giorni nostri, piuttosto che il viaggio fantastico di Alice in queste grotte delle meraviglie. Voglio dire, è bellissimo vedere le grotte ed è bellissimo partecipare per esempio al viaggio di Alice, insieme pensate, è una cosa incredibile. Il 27 il corteo storico con giullari, sbandieratori, banditori e poi ancora Fantasticando, uno spettacolo che per le vie di Castelcivita racconterà il sogno dei bambini. E poi vabbè, anche la parte didattica e culturale, raccontando la preistoria, perché lì nelle grotte hanno scoperto i resti dell'uomo di Neanderthal. Le grotte sono da vedere e gli spettacoli anche, li abbiamo messi insieme così uno non si può proprio tirare indietro. Bisogna vedere entrambe le cose e si avranno emozioni veramente a mille. Una grande possibilità grazie alle Castelcivita, alle sue grotte e a questi eventi per passare delle serate magiche il 27, 28, 29, 30, 1 e 11 aprile, maggio. A breve inizierà questo nuovo cartellone di eventi che lei ha curato. Cosa ci aspettiamo? Teatro 90, finalmente tagliamo. Sì, mi ripeti la domanda? No, scusa, okay. Anche io mi hai guardato tutta la parte organizzativa, l'impegno che ci hai messo e cosa certo, ci aspettiamo assolutamente, dopo. Va bene. Ok, ci siamo. Poi semmai il nome e la mansione... L'ho già detto. Ok, abbiamo curato... Hai curato tutta la parte organizzativa di questo nuovo cartellone di eventi, c'è stato molto impegno, cosa ci aspettiamo?
Sì, Teatro 90 quando ha studiato, ha pensato a come completare questa serie di manifestazioni che avranno luogo a Castelcivita, perché avremo finalmente le grotte, vedremo le grotte sotto una nuova veste, non più interdette anche alle persone disabili, ma quindi finalmente potranno accogliere tutti. Quindi è una cosa bellissima, è giusto far festa, a noi spetta il compito di completare questa festa con una serie di eventi. Abbiamo pensato a una mini rassegna, una rassegna che accontentasse tutti e particolarmente anche il pubblico giovane, il pubblico dei bambini, perché quando si fa festa è giusto che anche loro siano al centro di questi eventi. Infatti oltre allo spettacolo di Lucio incontra Lucio, che vedrà come protagonista poi Sebastiano Somma, che sarà ospite poi lì a Castelcivita in quei giorni, e alla Grotta Racconta, al corteo storico, abbiamo riservato anche uno spazio al pubblico più giovane. La storia di Alice nel Paese delle Meraviglie è trasformata, Alice nelle Grotte delle Meraviglie, quindi itinerante all'interno delle grotte, e poi uno spettacolo nel centro storico, perché le grotte fanno parte di una città, di un paese che è Castelcivita, quindi è giusto coinvolgere anche la cittadinanza e il centro storico di Castelcivita con lo spettacolo Fantasticando. Quindi un concept, una filosofia di questa rassegna che dico io adatta da 0 a 119 anni, l'età si è alzata, quindi 99 non basta più, anche perché lì sono stato ieri in questi giorni, c'è la nonna Mafalda che è ultracentenaria, quindi sarà ospite anche lei in questi spettacoli, in questa rassegna.